Presentazione dei bilanci della Fondazione Guelpa e del bilancio di previsione. Partiamo dal bilancio 2014, un bilancio che per la Fondazione Guelpa vuol dire un consolidamento del patrimonio che addirittura è cresciuto. Sì, confermo, non è merito mio, nel senso che è una tradizione della Fondazione che abbiamo deciso come Consiglio di Amministrazione di proseguire, utilizzando gli utili ma non intaccando il capitale. Il capitale anzi è cresciuto negli anni, è passato da 7 a nominalmente 13 con un consolidato di 11, quindi abbiamo anche dei crediti da fare, quindi c'è comunque un aumento del capitale e ricordo che il finanziamento di 1,8 milioni al museo è stato fatto senza intaccarlo. E poi le previsioni del 2015, sarà un anno di transizione comunque perché scade il Consiglio. Sarà un anno di transizione che però vorremmo caratterizzare in maniera particolare lavorando al piano strategico di Ivrea e dell'anfiteatro Morenico, intrecciando questo studio sulle risorse, sulle potenzialità con il piano di gestione della candidatura UNESCO e quindi in qualche modo concentrandoci su una visione del futuro che ci aiuti anche a fare delle scelte più pertinenti nel presente. Una delle criticità culturali di Ivrea è la biblioteca, voi in questo senso che cosa potrete fare? Noi possiamo collaborare partecipando laddove ci venisse richiesto alla formulazione di un piano di fattibilità. Le dimensioni dell'intervento sono tali che sono oltre la portata della Fondazione, nel senso che si parla di somme nell'ordine di 6, 7, 8 milioni di euro per un risanamento completo del complesso di Piazza Ottinetti.